Bentrovati, Davide il Critico. Oggi Bologna-Milan. Non credo serva aggiungere altro. Andiamo allo stadio. Il Milan giocherà con 10 riserve, visto che loro hanno una competizione più importante, Champions League. Noi invece saremo orfani di Orsolini. Comunque sia, voglio un Bologna che giochi come sempre, che combatta su tutti i palloni. Dimmi il pronostico. Io ti ho detto, per me è un 3-0. 3-0 Bologna, un Milan che viene qua, fa... Non è... Allora, perché giocate in casa, però è Milan B contro Bologna. Sento, io sento Gufi, senti Gufi? No, non è Gufi, ragazzi. Gufi, sì. Però Romani, però... Siamo dentro, oggi partita delicata, prevedo un 1-1 anche se loro vengono qua con tutte le riserve, sono lo stesso una squadra molto temibile, io prevedo un 1-1, vedremo. Pronostico? 2-1 per noi. Chissà se entrano anche i nostri. Sono le 2:30, i nostri non sono ancora in campo, c'è solo Skorupski. Il mio pronostico di oggi invece è 1-1, un 1-1. Quelli che hanno talento, musica, dall'arte, tipi che studiano e imparano. Io lo so che siamo talmente sfigati che prendiamo gol da De Ketteler. Numero 28, Lukasz Skorupski. Con il numero 3, Stefan Bosch. Professore Scelto, seduti sui gradoni. E se poi esisterà felicità. Bella davvero, avevo la Bologna. Iniziata, subito Barro recupera la palla. Vado avanti, iniziato da 14 secondi, 13, Sansone, la porta dall'altra parte. Siemano, poi spassa, in mezzo, è il sesto minuto ma sembra il trentesimo. Bravo. Occasione Rebic, si mangia un gol di testa, bravo Skorupski, però stiamo perdendo un attimo. Era facile, ce la siamo vicino. Sì, era facilissimo. Stiamo perdendo un po' la concentrazione. Ventesimo, testa di con la testa.
Altra parata importante di Skorupski su punizione. Mezz'ora ed ora il Milan spinge più di noi. Non so, abbiamo perso una concentrazione. Molto, molto, molto distratti. Oh! Occasione noi. Pareggio di Pobega, ma era nell'aria. Perché stavano giocando molto meglio di noi. Occasione Bologna, calcio di punizione per Barro, 42esimo. Mano, in mezzo alla barriera, nulla. Finisce 1-1 primo tempo. Noi bene i primi 30 secondi, per il resto mi aspettavo un altro tipo di Bologna, perché il Milan ha spinto molto, molto più di noi, ha avuto più occasioni, il pareggio è giusto. Bisogna entrare nel secondo tempo con un'altra testa. Che permettono di ottenere questo risultato. Inizia il secondo tempo. Il numero 11, Joshua Zirkzee. 60esimo. Adesso il Bologna ha preso un pochino più campo, ma non è il Bologna degli ultimi mesi. Pronto a battere il calcio d'angolo. Molto sul portiere. Sostituisce il numero 27, Origi. L'82esimo si è acceso un po' la partita, però Zirkzee lotta, è entrato bene, fortissimo. Recupero 3 minuti, mancano 10 secondi alla fine, cross in mezzo, Gabbia chiude, finisce qua, 1-1, 1-1, hai dominato anche il pronostico. Bene, bene risultato, non benissimo la prestazione, comunque è un buon punto contro una squadra forte, anche se con le ricette.